ragazza che è collegata dalla sua stanza con la webcam. Grazie di aver accettato questo nostro invito. Prego. Ti chiami? Io sono Cosa 38 Kiss Kiss. 38? Scusi, che lei è del 38? No, 38 è la mia taglia, 38 forever. Ah, manco sapevo che esistesse la 38, io sinceramente. Comunque, vabbè, cara Cosa 38. Cosa? Sì. Allora, no, grazie veramente, perché io approfitterei della sua permanenza su tutti questi social network per farle alcune domande, le va? Mi piace. Ecco, quando dicono così vuol dire che va bene, no? Comunque, allora, ha sentito, parlavamo del fratello di La Russa che ha detto che l'omosessualità è una malattia. Mi piaceva sapere il suo parere. Beh, se l'ha detto lui che ha studiato, perché voglio dire, immagino che abbia studiato, no? Per diventare il fratello di La Russa. No, che c'entra? Lei, allora quindi lei vuol dire che lei è contro l'omosessualità? No, 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 allora io non ho niente contro l'omosessualità, però non è mica colpa mia se l'omosessualità è una malattia. Ma no, ma non è... Infatti Carlo, un mio amico, io lo conosco dai tempi della scuola e lui già al liceo c'aveva la gay. No, guardi, sì, lei sì. Non è informata... No, però noi, ti giuro, noi ci vediamo, ci frequentiamo, perché comunque, insomma, non si attacca. Ma che dice? Ma è una giovane così... Ma no, perché io credo a quello che sento. Vabbè, ho capito, credo a quello che sente, però anche alla sua età un po' di opinioni personali. Scusi, ma lei quindi crede che l'omosessualità sia una malattia che può essere curata? Ma... Perché? Che non si può curare? Ma guarda, informati. Ma non è una malattia. Informati, perché adesso con i progressi della medicina... Ma che sta dicendo? Tanti di questi gay sono normali. Ma che sono già normali? Sì, sono autonomi. Ma che c'entra autonomo? Te lo giuro. Certe volte io li vedo che ne so, che attraversano la strada. Beh. Fanno la spesa. Beh. Fanno tutto da soli. Ma che devono fare, scusi? Che carini. Ma mica so peluche. Borelli. Ma come Borelli? Ma che... Me lo sai? Lo sai che certi hanno fatto addirittura carriera? Ma vabbè, ma è normale. Che sono persone arrivate? Che tu non lo diresti mai che... Ma cosa? Ma che è davvero? Ma che cosa? Come assassini, no? Che tu non lo diresti mai che... Scusi, ma che è davvero? Scusi, ma lei mette sullo stesso piano omosessuali e assassini, ma mi sembra un po'... Ma no, sono due cose diverse. Uno è assassino, uno è malattia. No, senti, guardi, mi dispiace molto sentire... Mi sento un po' confusa, da una giovane, veramente... Comunque, allora, scusi, lei, su questa sentenza della Cassazione, sa che c'è stata una sentenza della Cassazione che dice che le coppie omosessuali devono avere gli stessi diritti di quelle etero? Io penso che sia giusto, lei che ne pensa? Ma che davvero? No, io che sto fatto dei matrimoni gay, no, non sono d'accordo, sono contro. Ma com'è? Sì, sono contro. Uno, perché a me da etero mi levi un diritto. Quale? Beh, non so quale, ma me lo levi. Due, me levi un uomo. Ma che ma questo, ma scusi, ma che c'è? No, ma perché... non si può ragionare così, qua alla sua età, io veramente per, mi meraviglio. Io ragiono per logica e per quello che sento, perché mica per niente, molti sono più, i più caruccetti sono proprio loro, diciamocelo. Ma che c'entra? Sono sempre i migliori che se ne vanno. Ma non dica ste scemezze, questa è roba da barba, vecchia. Poi, io dico, a noi giovani già non ci dà il lavoro, poi non ci dà il futuro, mo non ci dà nemmeno i maschi. No, ma senta, io clicco non mi piace. Clicchi un po' quello che gli pare, però io sono rimasta, non immaginavo che tra i giovani ci fosse, perché effettivamente, vabbè, grazie comunque. No, ma lo sai che c'è? Che io ho la testa proprio aperta. È molto aperta, è pure troppo. È tanto aperta, ma io sono talmente aperta che certe volte sento il vento. Ma si sente, anche noi, lo sa. No, ma davvero. Sì, davvero, è davvero. Questo, è per questo che poi io credo a quello che sento. Prego, lei crede? A quello che sento. Si vede. C'è un via là in testa, lasciami là, guarda. Faccia fermare qualcosa, però. No, qualche valore, cioè qualche cosa che rimanga, che non sia stereotipi ascoltati. Scusa, come ti chiami te? Serena. Serena? Sì. Ma che davvero?
vero? Sì, tristezza di nome, mamma mia, the nickname. Allora, non è un guarda, nickname. No, guarda, io sono aperta, sì. Però capisco tutto, però non posso andare contro i miei valori, che sono, aspetta che ti e clicco. Quali sono i suoi valori? Aspetta un secondo, devo cliccare, li ho appena taggati, aspetta. Vabbè, un se ne ricorderà uno. Sì, ce n'è uno importante e famoso. Oddio, sta sempre in televisione. Un valore che sta sempre in televisione? Sì, la famiglia. La famiglia. Sì, la famiglia. La famiglia, virgola, sì, è tutto. E la famiglia, virgola, in natura, è un uomo e una donna. Sì, vabbè. E stacce. Ma stacce? È così, zitta e mosca. Perché ma... quelli sono legami naturali fortissimi, indivisibili, sai? Perché, per esempio, un parlamentare che si sposa con una donna che non lo lascia, pure se va a mignotte. Ecco, questo sì, con bell'esempio di famiglia naturale, indivisibile. Bene. Va bene? Clicco mi piace. Grazie. Mi sembra... Vabbè, ognuno lo pensa... No, rimango, perché no, uno altre volte pensa... Grazie, comunque no, grazie, per oggi basta, no, noi per oggi ci scusa, basta, dobbiamo no, riflettere. Adesso ho linkato tutti i miei valori, aspetta un attimo te li dico. Tutti allora, i valori? Sì, ce li ho tutti qui in bella mostra. Allora, sono gli antichi sapori, lo shampoo all'aloe vera, gli assorbenti griffati di Hello Kitty. Ma che so valori gli assorbenti di Hello Kitty? Non sai quanto costano, ma vabbè. Ma che c'entra? L'ordine cittadino, il bifidus. Che bifido siamo. L'altezza, la magrezza, la bellezza, sì, la va, perfezionezza. Sì, grazie. E su tutto, virgola, la famiglia. E l'abbiamo detto. La ringraziamo. Oh, no, che è ma, successo? Ma davvero? Ma cosa? Te giuro. Che? Dice che hanno visto una pecora in piedi che faceva bancomat. Ma che sta a dire? Ma che dice? Te giuro. Ma chi lo dice? Lo dice da tutto internet. E lei ci crede? Io se lo sento ci credo. Ma scusi, ma... No, dice che hanno fatto pure una foto. Però stava di spalle. Vabbè, che curiosità. Ci sentiamo. Ciao, cosa? Ciao, cosa? Io clicco mi piace.